Milano dei Cesari, tutte le Marche, non solo la città della fortuna, si sono calate nell'impero romano. La fazione del cinghiale vince la corsa delle bighe oltre che quella delle bighette e per gli spettacoli artistici. Il delfino invece ha ricevuto il premio per i ludi e per il maggior numero di partecipanti al corteo, mentre la miglior coreografia se l'è aggiudicata il lupo. La volpe si è aggiudicata il premio per la sfilata con l'elemento più caratteristico, grande bacchetto portatile. Per quanto riguarda la notte degli dei, l'evento maggiore è stato quello del locale del Lido di Fano, Tinto. Si è conclusa così ieri con la spettacolare corsa delle bighe in notturna Fano Fortuna e la Fano dei Cesari, che dal 9 al 15 luglio ha fatto fare un salto alla città di 2000 anni nel passato, trasformandola nell'antica Fano Romana. 7 giorni di fasti romani, durante i quali la cittadina marchigiana, grazie agli oltre 1200 figuranti, è stata caratterizzata da decine di accampamenti civili, sfide e la storica corsa delle bighe, che si è disputata di fronte al suggestivo Arco d'Augusto. L'evento organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco Fano Fortune, con il supporto di decine di associazioni cittadine, ha potuto contare su rievocatori storici del calibro della Legio Prima Italia, conosciuta per la continua collaborazione con i programmi storici diretti da Piero Angela, o come la Colonia Giulia Fanestri e la Simmachia Ellenon, che con le loro rievocazioni girano tutta l'Italia. Una macchina organizzativa che ha visto coinvolte tra professionisti e residenti che partecipano in prima persona oltre 2000 persone vestite in abiti romani, che hanno ripreso gli usi e le abitudini dell'epoca. Fano Fortuna e la Fano dei Cesari, come sopracitato, è basata anche su una grande rivalità tra le 4 fazioni, le quali si sono scontrate giornalmente nell'arena fino ad arrivare al momento più atteso della manifestazione, appunto la corsa delle bighe. Che partono. Il distacco della volpe è enorme. La giornata conclusiva di ieri è iniziata con la parata degli oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia. Molto suggestiva e apprezzata la dimostrazione della Testudo, la formazione difensiva delle truppe romane di fronte ad un attacco nemico. Poi nell'arena sono entrate le fazioni cittadine, oltre 1200 persone, tra cui tanti turisti che hanno sfilato, ognuna con i propri colori e le proprie coreografie, davanti a circa 5000 spettatori entusiasti. A conclusione la Fano Fortuna e la Fano dei Cesari, la corsa delle bighe, che ha visto sfidarsi le 4 fazioni in 2 semifinali e nella finalissima vinta dal cinghiale davanti alla volpe. Sono partiti per la finale al termine di una emozionante e avvincente corsa. Il sindaco Massimo Seri e al presidente della Proloco Etienne Lucarelli il compito di premiare i vincitori di una settimana intensa di celebrazioni romane.